Bentrovati con le news di sport di ATV Marche in questa edizione che apriamo parlando di calcio con piano piano, giorno dopo giorno, le strategie di mercato che prendono forma per le società di calcio marchigiane, quelle che ripartiranno da campionati professionistici, quindi Ascoli in Serie B, Ancona, Fermana, Vispesaro e Recanatese in Lega Pro. E in particolare proprio con la Recanatese apriamo perché è arrivata un'altra conferma della squadra che lo scorso anno, il primo nella storia tra i professionisti, ha ottimamente figurato sotto la guida di Giovanni Pagliari, arrivando di fatto all'obiettivo e alla conquista del primo turno playoff del girone. Si parla di Daniele Ferretti, che dunque è stato confermato, ha rinnovato con la società giallorossa fino a giugno del 2024, un campionato ottimo con 35 presenze per Ferretti, uno degli uomini insomma più utilizzati, ma anche uno degli uomini simbolo di questa così sorprendente squadra che tanto bene ha fatto nella stagione scorsa. Chi invece sta ancora continuando a giocare, una delle poche squadre che è ancora in attività, è il Fossombrone. Fossombrone che si prepara alla doppia finale, andata e ritorno contro la Gazzanese, per conquistare la Serie D. Un sogno ancora vivo, un sogno che continua ad essere tale dopo il passaggio del turno nel doppio confronto contro il Certosa, gara di ritorno vinta domenica in trasferta 1-0 di fronte a quasi 150 tifosi arrivati dal Fossombrone. Queste le parole di mister Fucili. La partita è stata molto equilibrata. Nel primo tempo chiaramente il Certosa è partito forte e ha avuto una situazione importante dove poteva anche sbloccarla. Noi abbiamo faticato nel primo tempo, anche perché giocare su un campo così, chi non è abituato, insomma, non era facile. Però al di là di quello, l'atteggiamento del Certosa all'inizio è stato molto veemente e importante. Siamo stati bravi a tenere, poi nel secondo abbiamo avuto un'altra occasione grossa per andare in vantaggio con Palazzi e non siamo riusciti. Poi in questa situazione di palla inattiva l'abbiamo sbloccata. A quel punto chiaramente la partita si è messa nelle corde giuste. Avevo detto che dovevamo segnare perché sapevo che comunque tenere fino al 90esimo, poi con tutti i giocatori che aveva messo offensivi alla fine il mister avversario, sarebbe diventata veramente uno stilicidio gli ultimi minuti. Invece siamo stati bravi a segnare nel momento giusto e chiaramente a quel punto siamo riusciti a portarla a casa. I nostri tifosi sono encomiabili, perché venire insomma in quasi 150 oggi qua a proprie spese, insomma, non è cosa da tutti i giorni per un paese come il nostro. Chiaramente io sono del posto, sono lì da una vita tra giocatore e allenatore, quindi è chiaro che mi sento uno di loro. Adesso dobbiamo continuare a giocare in questa maniera, senza alzare la testa e senza pensare a cosa potrà venire fuori. Però dobbiamo, soprattutto per loro, veramente tenere duro, perché arrivati a questo punto della stagione, insomma, ogni partita diventa veramente una battaglia, e di conseguenza dobbiamo recuperare le energie al più presto. È un traguardo importante, però non mi basta più. Voglio arrivare in fondo, dobbiamo arrivare in fondo, e a questo punto è chiaro che è normale che ci crediamo, però ecco, dobbiamo veramente ancora tenere la testa bassa, e ormai diventa veramente sempre più difficile, però la convinzione c'è di poter continuare a giocare con questo atteggiamento. Quello che noi dobbiamo cercare di mantenere è questo atteggiamento, perché oggi c'era da soffrire e lo sapevamo, e abbiamo sofferto e poi siamo riusciti a rialzare la testa, e quindi questo è un atteggiamento che dobbiamo avere. E come ho detto, adesso recuperiamo le energie e poi aspettiamo la prossima partita. Si chiude invece la stagione per il Città di Falconara, dunque tempo di bilanci di un'annata tra luci ed ombre, ma comunque tante luci, molte più delle ombre, in particolare per la conquista della Champions League al femminile, competizione che, d'accordo, non è riconosciuta ancora dalla UEFA, ma è il torneo continentale più importante, e poi anche la vittoria della Supercoppa. Niente da fare invece per la conquista o per la conferma dello scudetto e per la vittoria della Coppa Italia,
però questa è stata l'annata più che ottima della città di Falconara. L'ultimo passaggio, quello della semifinale playoff contro il Bitonto, con le ragazze di Mister Neri che erano chiamate a una vera e propria impresa, andando a rimontare in gara 3 l'iniziale sconfitta nella partita che ha cominciato e aveva aperto la serie di semifinale, ma le ragazze di Mister Neri erano arrivate fino al vantaggio di 5-2 per poi perdere 7-5 nella terza gara, sempre in Puglia. Ora si pensa già al prossimo anno e a come programmare la stagione che verrà per il Città di Falconara. Parliamo di volley ora con una Lube che saluta uno dei suoi protagonisti. Stiamo parlando di Gabi Garcia Fernandez, in attesa insomma che ci siano le comunicazioni anche dei nuovi acquisti. Intanto c'è un altro addio. Gabi Garcia Fernandez saluta dopo lo scudetto vinto nella scorsa annata, il primo anno in Italia, con il rammarico del bis sfumato in gara 5 nella finale di quest'anno a Trento. Ha vinto il premio come leader al servizio della Superlega 2021-2022 in base alla media ponderata, e poi ottimo il legame che Gabi Garcia ha avuto con la tifoseria della Lube, grinta in campo, soprattutto doti sia atletiche che anche tecniche importanti per la Lube. Gabi Garcia, che tra l'altro è stato ufficializzato oggi da Padova, per un ragazzo fresco di studi come me approdare in un club ricco di campioni nel torneo più competitivo del mondo è stato meraviglioso, ha detto ai canali ufficiali. Sono grato ad una società seria come la Lube per questa grande opportunità. Non solo ho cercato di imparare dai migliori atleti, tra cui Juan Torena, Simone e Zaitsev, ma con loro ho anche vinto uno scudetto e sono cresciuto come uomo. Chiudiamo parlando di atletica con un'altra soddisfazione per Alice Pagliarini. Nei 100 metri la 17enne ha superato il suo primato regionale assoluto con il tempo di 11.57 a Grosseto, avvicinandosi sempre di più alla migliore prestazione italiana under 18 di sempre. La fanese ha battuto fra l'altro il suo record personale di ulteriori 7 centesimi. La vittoria è arrivata pochi giorni dopo l'11.68 realizzato a Savona, dove era già arrivata ai suoi limiti, a sfiorare i suoi limiti la Pagliarini. Ora è la seconda atleta italiana sui 100 metri under 18 all time, dietro solo al primato pari a 11.44 stabilito da Erika Marchetti, che resiste ormai da oltre 26 anni. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it, ma anche sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie ovviamente per l'attenzione, l'augurio è di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.